siamo. Quarta corsa partiti. Piomagno vuol correre al comando, ha sorteggiato anche l'uno di steccato e va davanti su Sidney. All'esterno Nonno Settimio, poi Abruzzo nel cuore. Amedeo Di Brebe che ripiega davanti a Blumire. Rio Magno contro Nonno Settimio che lo fa camminare anzitempo. Sidney è lì insieme a Amedeo. All'esterno Abruzzo nel cuore, largo si mantiene Blumire. Nonno Settimio mette pressione a Rio Magno ed è virtualmente in vantaggio, nel senso che è in vantaggio ma non scende in corda. Rio Magno con l'appoggio prova a rientrare, a largo anche Blumire, una frazione dei tre molto veloce, dietro ai tre Sidney, Abruzzo nel cuore e in coda Amedeo Di Brebe. Addirittura Rio Magno e Blumire, tra i due Nonno Settimio, a largo Abruzzo nel cuore, dietro ai tre Sidney e Amedeo, con Rio Magno che torna in vantaggio, in mezzo alla pista insiste Blumire, poi sono Abruzzo nel cuore e Sidney, Rio Magno contro Blumire, poi prova il recupero, prima Sidney, Rio Magno che torna su Blumire, poi Amedeo all'interno, Rio Magno che torna in vantaggio col passare dei metri, poi Amedeo Di Brebe, Rio Magno in vantaggio su Amedeo che ci prova nel finale, lo scatto di Amedeo a fil di palo, ma Rio Magno è in difesa strenua, stretta, ma Rio Magno è in vantaggio su Amedeo Di Brebe che ci crede e ci prova nel finale, il palo però si avvicina per la salvezza di Rio Magno. Rivediamo insieme Amedeo che rimonta ma non fa, forse non basta, 2-3 vicini, molto stretta, ma forse c'è ancora una salvezzina televisiva in questo caso dalla camera rivè per Rio Magno, molto stretta però. E andiamo avanti con le immagini per vedere chi è terzo, per chi gioca la trio. Terzo è certamente Blumire, 2-3 foto, terzo Blumire, l'unica cosa certa è questa e per il momento è tutto.